La Commissione è oggi convocata per lo svolgimento di un'audizione informale della dottoressa Nicla Maria Laverde, primario di oncologia dell'ospedale Sacco Fatte Bene Fratelli di Milano, di Stefano Bellomo, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, e di rappresentanti dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Comaroli, Savino, Serracchiani, Rizzetto e Segneri, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza degli auditi e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Avverto che, essendo non è stata fatta richiesta, l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante Web TV, ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013, a condizione che vi sia il consenso da parte degli interessati. Non essendovi obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la Web TV della Camera dei Deputati. Intervengono in collegamento da remoto la dottoressa Nicla Maria Laverde e il dottor Paolo Bandiera, direttore Affari Generali e Relazioni Istituzionali di AISM, mentre parteciperà in presenza il professor Stefano Bellomo. Nel ringraziare i nostri ospiti per la disponibilità, ricordo che ciascun audito ha a disposizione per il proprio intervento 8 minuti, in modo da consentire successivi interventi da parte dei deputati interessati e la replica dei soggetti auditi. Cedo quindi la parola alla dottoressa Nicla Maria Laverde. Prego. Vi ringrazio per l'invito e per la possibilità di condividere con voi questo pensiero, diciamo. Allora, condivido le mie slide, va bene? Si vedono? Sì, prego. Ok, magari possiamo andare a finire. Ecco, buongiorno a tutti, sono Nicola Verde, lavoro all'ospedale Sacco di Milano e sono il direttore dell'unità operativa complessa di oncologia. Quindi in questa veste esprimo un po' quello che sono le mie osservazioni rispetto alle proposte di legge in oggetto. Premettiamo che gli oncologi viviamo quotidianamente il dramma dei nostri pazienti, che hanno una patologia grave, perché di fatto è la seconda causa di morte, almeno nella nostra società, nonché la preoccupazione che spesso i pazienti sono relativa al mantenimento del proprio posto di lavoro e alla continuità. Non la sentiamo, dottoressa, può avvicinarsi al microfono? Certamente, certamente. E adesso va meglio. Sì, va bene. Perfetto. Quindi c'è una problematica relativa appunto al reddito di tutti i pazienti che appunto lamentano il fatto che la preoccupazione di poter mantenere il proprio posto di lavoro perché da lì arrivano gli introiti per loro stessi e per i loro familiari. Questa problematica riguarda tutti i pazienti oncologici, sia coloro che sono in remissione completa, cioè in cui il tumore è tra virgolette guarito, sappiamo tutti che quando parliamo di un tumore guarito, guarito fino a prova contraria, no? Perché sappiamo che le ricadute possono esserci anche a distanza. Sia per quanto riguarda i pazienti che hanno malattia metastatica, quindi che hanno un tumore nato, sia per i pazienti che hanno un corso, un trattamento attivo, qualsiasi esso sia, per cui devono accedere in ospedale frequentemente per chemioterapie, terapie biologiche, immunoterapia, sia per quei pazienti che, diciamo così, sono fuori dai trattamenti oncologici. Il tumore l'hanno avuto 3, 4, 5 anni fa, ma effettuano dei controlli di follow-up periodico volti ad evitare, ad intercettare, scusate, precocemente le eventuali ricadute o metastasi. Per, come dire, fare tutto questo, 6 mesi di conforto e 18 ore annue retribuite sicuramente non sono dei tempi adeguati a rispondere ai bisogni di questi pazienti, e questo lo dicono loro e lo riscontriamo anche noi. Dunque, voglio farvi vedere i dati dei numeri del cancro, che è questo opuscolo che viene editato dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica, di cui io faccio parte come consigliere nazionale,
E quindi ci lavoro anche su questo. I numeri del cancro viene detto tutti gli anni e ci dice in realtà qual è l'andamento del cancro in Italia. È fatto in collaborazione con AIRTUM, quindi con il registro tumori. E di fatto nel 2020, quantomeno che vabbè, a causa dell'anno disgraziato che abbiamo avuto, è l'ultima edizione disponibile, diciamo, si calcola che nel 2020 in Italia ci sono stati 377.000 pazienti, nuovi pazienti, quindi nuovi diagnosi sul dato di incidenza, di cui 195.000 uomini e 182.000 donne. Ma vediamo un dato che forse è più interessante per noi oncologi, più gioioso, più positivo, che è la sopravvivenza a 5 anni dei nostri pazienti. Potete vedere come in alcuni tumori, quali il tumore della prostata, del testicolo, della tiroide, più del 90% dei pazienti è vivo a 5 anni. Nel sesso maschile e per quanto riguarda il sesso femminile abbiamo tumori quali quello della tiroide, il melanoma, il tumore mammario, che è il tumore più frequente in assoluto, che grazie al cielo hanno una probabilità di sopravvivenza molto alta a 5 anni. Stiamo anche a parlare di percentuali di guarigioni definitive, ma tutto questo ha un prezzo di cura e di controllo. Purtroppo rimangono ancora gli ultimi posti, l'esofago, la mammella, il pancreas, che continuano a mettere vittime e a far sì che Dottoressa, la sentiamo di nuovo malissimo. Le chiederei di stare vicino al microfono, altrimenti perdiamo pezzi del suo intervento ed è un peccato. sì, molto gentile, la ringrazio per il suo invito. Provo a spegnere la videocamera, non che questo c'entri, ma giusto per quanto ci dicono che non è rispondente spegnere. Quindi, detto questo, io vorrei fare un discorso che riguarda le varie tipologie di pazienti che noi vediamo. I pazienti che hanno tumori in fase precoce, quindi se vengono diagnosticati precocemente tumori piccoli, quindi in contesti multidisciplinari vengono per esempio operati, sottoposti a chirurgia, a chemioterapia, a terapie biologiche. Spesso questi trattamenti durano relativamente poco tempo, relativamente pochi mesi, diciamo. Questi sono candidati a guarire, ma spesso dopo il periodo dedicato alle cure, la ripresa della normalità non è immediata. Per superare gli effetti collaterali dei trattamenti dei farmaci può essere necessario molto tempo. Un esempio è la fatigue. Cos'è la fatigue? È un senso di affaticamento, di stanchezza cronica che il paziente prova. In questa slide vi mostro come in pazienti con diversi tumori, mammario, colorretto, prostata, polmone, sia che siano sotto trattamento, come a sinistra, sia che siano lungo sopravviventi, cioè persone che sono fuori dal trattamento, vediamo come la fatigue severa, cioè una stanchezza che quasi ti impedisce di alzare dal letto, è presente in tutti questi pazienti, sia che siano in trattamento attivo, sia che non lo siano più, in misura percentuale minore. Ma anche la fatigue moderata, che è quella che qui vediamo in verde, non è un bello affare. Eppure vedete che i pazienti si lamentano anche per tempi prolungati. Tutto questo fa sì che la performance professionale di queste persone può non essere buona, può non essere adeguata. L'altra categoria di pazienti che porta la vostra attenzione sono i pazienti in follow-up, in controlli. Ho avuto un tumore 1 o 2 anni fa, 6 mesi fa, 8 mesi fa, e vado a fare controlli in ospedale per intercettare precocemente le mie metastasi. Chiaramente, a seconda del tipo di tumore, ci sono diversi tipi di follow-up. Pazienti possono fare TAC, PET, mammografie, coloscopie, quello che sia, controlli clinici, quindi visite, addirittura ogni 3-6 mesi nei primi 2 o 3 anni, e poi dei controlli semestrali annuali, talvolta fino a 10 anni. Ora, è essenziale che i pazienti vengano in ospedale a fare questi controlli, perché ne può veramente andare della loro vita. Sarebbe rischioso disincentivare i loro controlli solo perché non hanno dei permessi adeguati sul lavoro. Ultima categoria che sottopongo, anzi la penultima categoria che sottopongo alla vostra attenzione è quella dei pazienti con tumore metastatico. Quindi noi abbiamo pazienti che, pur essendo metastatici, sopravvivono anche anni grazie ai trattamenti. Penso al tumore della mammella, al tumore del polmone, al melanoma, che grazie a nuovi farmaci, biologici, immunoterapia, eccetera, sopravvivono a lungo, ma sono legati a doppio filo ai nostri trattamenti. Trattamenti che sono appunto gravati da una serie di effetti collaterali, che magari
non ci sono per 6 mesi, 7 mesi, ma poi si ripresentano e possono costringere il paziente ad assenze superiori. Vi faccio l'esempio dello studio Cleopatra, che è un esempio della malattia di trattamento, diciamo, di grande successo della malattia R2 positiva. Queste pazienti sono state sottoposte nel braccio di controllo che vedete in grigio al trattamento standard con Herceptin e docetaxel, che è un chemioterapico e un anticorpo monoclonale. Queste pazienti hanno una media di sopravvivenza di 40 mesi, che per noi era già eccezionale perché senza questi farmaci la sopravvivenza era circa di 2 anni scarsi. Quando poi abbiamo aggiunto un altro farmaco che si chiama pertuzumab, la sopravvivenza è passata a 56 mesi, ma le pazienti devono continuare a essere trattate con questi due farmaci, pertuzumab e trastuzumab. Quindi il risultato è ottimo, ma le pazienti ogni 3 settimane devono fare questi trattamenti. Di mutazioni genetiche, sono una genetica iniziata dal padre o dalla madre ad avere un tumore. Questi sono dei pazienti che nel caso in cui intercettiamo perché hanno un tumore, magari guariscono da questo tumore, ma devono avere un follow-up molto molto intenso perché la loro mutazione li porta a sviluppare altri tumori. Per esempio, faccio il caso di BRCA1 e 2. Queste pazienti hanno un alto rischio di sviluppare tumori mammari e tumori ovarici, per esempio, per cui o fanno controlli ogni 6 mesi sul seno, ancora più frequenti in ambito ginecologico, addirittura fanno la mastectomia bilaterale e l'ovarectomia bilaterale, che sono insomma interventi importanti. E questa è la probabilità, per esempio, di una donna che porta BRCA1 o BRCA2, guardate qui, 70% di probabilità di sviluppare nell'arco della propria vita un tumore mammario. Queste rimangono delle sorveglianze speciali in maniera drammatica, idem per il tumore ovarico, idem per il tumore mammario postlaterale. Quindi, in conclusione, 6 mesi di conforto e 18 ore annue retribuite per visite e per controlli non sono dei tempi adeguati a rispondere ai bisogni attuali dei pazienti oncologici. E non può essere una legge a stabilire i tempi necessari che occorrono al singolo paziente per vivere la propria vita con serenità. Tutti noi, pazienti, oncologi, politici e datori di lavoro, dobbiamo in qualche modo dare un segnale di felicità, di correttezza e di dignità ai nostri pazienti. Noi oncologi faremo senz'altro la nostra parte, però bisogna un po' uscire da queste restrizioni, perché i pazienti ne hanno veramente bisogno. Vi ringrazio per l'ascolto. Grazie a lei, dottoressa, e le chiedo anche di farci pervenire questa presentazione che è molto utile, piena di spunti, in modo tale che la possiamo acquisire per poi utilizzarla nel fare il nostro lavoro. Va bene, perfetto, sì, molte grazie, grazie. Cedo quindi la parola al professor Stefano Bellommo, prego. Molte grazie Presidente, io cercherò di attenermi rigorosamente al tempo che è stato assegnato, con riserva poi di offrire tutti i chiarimenti che la Commissione appunto riterrà opportuni. Del resto la dottoressa Laverde ha delineato in maniera sicuramente estremamente efficace il quadro fattuale di riferimento su cui si innestano le proposte di legge. È mio compito più diretto preoccuparmi dello strumentario giuridico e del raccordo tra legge e contrattazione collettiva che può favorire il raggiungimento, il conseguimento degli obiettivi ai quali appunto le proposte di legge ambiscono. Senz'altro appare opportuna la predisposizione da parte del legislatore di un elenco di malattie gravi, direi non solamente oncologiche, e periodicamente suscettibili di aggiornamenti, con riferimento al quale venga definito un quadro speciale di misure agevolative, tanto con riferimento alle assenze per malattia e ai permessi per l'effettuazione di visite e la somministrazione di terapie, ma direi con altrettanta rilevanza anche con riguardo ad altri istituti del rapporto di lavoro, come possono essere le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, la fissazione della sede di lavoro, l'assegnazione di mansioni, eccetera, anche fuori dal quadro delle leggi in materia di disabilità e handicap, che attualmente costituiscono sostanzialmente le sedi esclusive entro le quali questi istituti appunto trovano accoglimento. Ovviamente tra queste misure
ha una significativa importanza, una importanza sicuramente primaria, la fissazione di un periodo di comporto minimo, cioè la fissazione di un periodo di conservazione del posto di lavoro di durata superiore a quello ordinariamente fissato dalla contrattazione collettiva per le malattie episodiche o reiterate di diversa natura, che abbiano appunto una connotazione di differente, di più tenue gravità. Questo periodo ha una durata nella concretezza attualmente mutevole, perché è determinata in maniera differente nei diversi contratti collettivi, alcuni dei quali, occorre dire, già contemplano l'ipotesi di un incremento del periodo generale di comporto per le malattie oncologiche e a volte per altre malattie di gravità comparabile. I periodi di conservazione che sono accordati attualmente dalla contrattazione collettiva, occorre notare, proprio con riferimento al contenuto di alcune delle proposte di legge, garantiscono la conservazione del posto di lavoro già in misura notevolmente più elevata rispetto alle previsioni ormai molto risalenti delle fonti legali preesistenti. Mi riferisco alla legge sull'impiego privato del 1924 e ai contratti collettivi corporativi, che hanno una valenza o meno, una rilevanza, un contenuto assolutamente residuale. Da questo punto di vista, essendo appunto la rilevanza sostanziale di queste norme di legge sulla conservazione del posto di lavoro praticamente ormai inconsistente, direi che un intervento come quello prefigurato nella proposta di legge 2392, che incide direttamente sulle durate di legge, potrebbe avere un'incidenza pratica estremamente tenue di efficacia, sicuramente non significativa rispetto appunto all'esigenza sociale, ai bisogni sociali che con queste proposte di legge si intende soddisfare. C'è da notare che nella maggior parte delle proposte di legge attualmente sotto esame da parte della Commissione, gli incrementi, cioè i periodi speciali di conservazione del posto di lavoro connessi a queste malattie, coprono un periodo continuativo decorrente dalla prima diagnosi. Questo è perlomeno ciò che si legge in alcune delle proposte di legge, laddove viceversa sarebbe opportuna una puntualizzazione come quelle che sono già presenti, a dire il vero, nella proposta di legge 2478 e nella 2540, che chiarisca come questo limite di durata possa trarre applicazione anche ad assenze non continuative ma ripartite nel tempo all'interno di un arco temporale più ampio, un arco temporale esterno come il triennio. Alcune delle proposte di legge delineano in maniera sufficientemente chiara, ma comunque bisognosa anche alla luce delle evoluzioni giurisprudenziali, di maggiore specificazione, la necessità di una revisione della disciplina dei permessi e delle assenze per esigenze connesse, ossia per l'effettuazione di visite e per la sottoposizione a trattamenti terapeutici primari o riabilitativi che non siano direttamente connessi all'inidoneità lavorativa causalmente connessa appunto alla malattia. Qui dicevo, proprio alla luce delle ultime evoluzioni giurisprudenziali, sorge l'esistenza di un intervento e di un riordino, da un lato perché la disciplina dei permessi attualmente contenuta nella contrattazione collettiva in molti casi non si occupa di regolare questa specifica fattispecie dei permessi per malattia, d'altro canto perché abbiamo un intervento della Corte Costituzionale del marzo di quest'anno che ha inciso sulla materia con riferimento ad un'area del lavoro pubblico, imponendo l'esclusione dal periodo di conservazione del posto, ma solamente per alcune di queste categorie di assenze, cioè per le assenze che sono connesse a trattamenti che generino effetti invalidanti, ma che siano effetti invalidanti collegati direttamente alle terapie. In buona sostanza, il disposto della Corte Costituzionale nulla ci dice con riferimento a tutte le altre assenze, appunto per ragioni diagnostiche o per la sottoposizione
ad altri trattamenti dai quali non scaturiscano effetti invalidanti. Quindi un intervento che affronti e cerchi di distinguere organicamente tra le diverse fattispecie di permessi e le quantificasse o definisse il loro regime sarebbe oltremodo opportuno. Una secca esclusione di questi permessi dal periodo di comporto c'è da notare che potrebbe dar luogo anche a alcune disparità di trattamento, perché ovviamente le patologie non sono tutte uguali e quindi necessitano alle volte appunto di trattamenti differenti con delle incidenze differenti sul rapporto di lavoro di questi periodi di assenza. Quindi una secca esclusione, come viene prefigurata anche in alcune delle proposte di legge, credo che potrebbe dar luogo appunto a qualche problematica in materia, appunto in tema di parità di trattamento. Occorre evidenziare, e mi avvio naturalmente a concludere, che queste proposte di legge sono o dovrebbero essere concepite nella prospettiva della fissazione di trattamenti minimi che si ovviamente sono aperti a ipotetici ampliamenti da parte della contrattazione collettiva, e quindi da questo punto di vista appare non praticabile o semanticamente non corretta la impostazione dell'assoluta omogeneizzazione che viene prefigurata nella proposta di legge 2540. Altri due punti, uno di contenuto e uno di strumentazione tecnica. Per quanto riguarda il contenuto, una soluzione affine, non analoga, sarebbe altamente auspicabile per quanto riguarda i trattamenti economici accordati ai lavoratori autonomi, e questo con riferimento ai lavoratori autonomi coordinati e continuativi e quanto con riferimento ai professionisti che vedono riconosciuti trattamenti di malattia dagli istituti e dalle casse previdenziali di appartenenza. Questo appunto per quanto riguarda quantomeno la tutela economica che potrebbe essere suscettibile di un incremento rispetto ai trattamenti ordinari di malattia anche per queste categorie di prestatori di lavoro. Per quanto riguarda lo strumento tecnico, direi che appare comunque auspicabile, proprio per l'ampiezza e per la complessità dell'intervento che viene prefigurato, l'ipotesi di un intervento attraverso una delega al governo per una ridefinizione organica della normativa in materia, non tanto e non solo con riguardo, come evidenziamo in apertura, al regime delle assenze e dei permessi, cioè alla situazione del lavoratore malato oncologico al di fuori dell'attività lavorativa. In verità la situazione del lavoratore oncologico si presta ad una considerazione molto più ampia, anche proprio con riferimento alla sua capacità lavorativa residua, e di questo, come ho detto, ci sono accenni nelle proposte di legge, alla possibilità di un impiego, di una prosecuzione fruttuosa che ha anche i suoi vantaggi dal punto di vista psicologico, è un contributo importante anche al percorso riabilitativo durante i periodi nei quali il lavoratore sostiene i percorsi terapeutici e riabilitativi. Da questo punto di vista c'è da ricordare che ci sono associazioni e progetti come il progetto sulla salute, un bene da promuovere e un diritto da difendere, che sta appunto, come alcune delle proposte di legge prevedono, sta auspicando l'introduzione di norme che agevolino l'accesso ad istituti come in particolare
il lavoro agile. Ricordiamo che la copertura per i lavoratori fragili attualmente copre questi lavoratori solamente alla fine dell'anno corrente, attraverso appunto l'introduzione di forme promozionali agevolative o di veri e propri diritti all'accesso a forme di lavoro flessibile, a modalità di lavoro che siano maggiormente compatibili, che consentano di conciliare da un lato le esigenze di cura e dall'altro la prosecuzione dell'attività lavorativa. Soluzione che peraltro non è inedita, perché già la legge sul lavoro a tempo parziale prevede un diritto consimile. Qui mi fermo e mi scuso per aver lievemente sforato il tempo concessomi. Ringrazio il professor Bellomo e do la parola al dottor Paolo Bandiera, prego. Buongiorno, grazie per questa opportunità di confronto. Condivido poche slide cercando di fissare alcuni punti che ci sembra siano particolarmente di interesse per lo sviluppo dei lavori. Una premessa è quella che AISM e FISM si occupano del tema del lavoro sotto diverse prospettive. Prima di tutto la promozione del diritto, ma anche in un'ottica di favorire che le persone con questa patologia possano concorrere al progresso della comunità a cui appartengono, quindi assolvendo anche questo dovere di partecipazione alla vita collettiva e al sistema economico e produttivo. Ma nello stesso tempo, anche andando ad analizzare dei dati, abbiamo un osservatorio che ogni giorno riceve delle segnalazioni, e devo dire che oltre le segnalazioni in materia di salute, quelle sul lavoro sono quelle più frequenti, all'atto rese ancora più consistenti durante il periodo della pandemia. Ma devo dire che poi ci confrontiamo anche quotidianamente con i datori di lavoro, i sindacati, le rappresentanze datoriali, la rete di centri per l'impiego, e quindi in qualche modo cerchiamo di approfondire il tema del lavoro sotto più dimensioni, e questo è quello che proveremo a restituirvi in questa veloce presentazione. Un aspetto che ci sembra importante rimarcare è che nel caso della sclerosi multipla, che è una patologia cronica, evolutiva, progressivamente invalidante, sicuramente ricorrono molti degli aspetti che già sono stati considerati in una precedente relazione: il follow-up continuativo, la necessità di garantire questi trattamenti, queste visite, questi esami per evitare anche maggior costi per la sanità, oltre che chiaramente l'avanzare della disabilità e della malattia che può comportare venir meno della capacità di lavoro. Ma nello stesso tempo voglio rimarcare come la sclerosi multipla, al suo esordio tra i 20 e i 40 anni, quindi una fascia di popolazione che sta organizzando anche la vita lavorativa oltre a quella familiare, quindi è particolarmente sensibile questo tema della conservazione del lavoro anche per giovani adulti, e nello stesso tempo interessi le donne in un rapporto doppio rispetto agli uomini. E devo segnalare sin d'ora che il nostro barometro per la sclerosi multipla, le nostre ricerche, i nostri dati ci dicono che le donne con sclerosi multipla, soprattutto tra i 35 e i 50 anni, sono quelle più esposte alla perdita del lavoro. Il dato complessivo è che una persona su tre con sclerosi multipla perde il lavoro a causa dell'avanzare della malattia e dell'incapacità del sistema anche normativo di garantire adeguate tutele. Abbiamo portato avanti nel corso degli anni un'analisi, quindi vi offriremo questo materiale poi a corredo della memoria, in particolare sui temi della indennità della mansione, della contrattazione collettiva, andando anche a valutare in quale misura ricorresse non soltanto il riferimento alla sclerosi multipla o altre patologie in genere tassativamente indicate, questo con dei limiti che poi andrò a richiamare, ma anche con riferimento a fattispecie di disabilità, di handicap, di invalidità, molto spesso in modo abbastanza confuso e quindi con difficoltà applicative. Questo ha dato vita anche poi a casistiche di contenziosi che sono evidentemente un qualcosa da evitare. Ma faccio presente come il tema chiaramente del comporto, della conservazione del posto di lavoro implichi più dimensioni, cui farò soltanto dei cenni velocissimi, concentrandomi invece sulle fattispecie della proposta di legge di maggiore interesse in questa presentazione, quale l'aspetto della condivisione di un atteggiamento di corresponsabilità da parte dei colleghi. Pensiamo a istituti come le fere solidari, pensiamo come un programma di welfare aziendale,
ma pensiamo anche all'atteggiamento della collettività. Io ricordo messaggi preziosi di utilità sociale che sono stati promossi dallo Stato italiano in materia, ad esempio, di part-time reversibile come diritto per i pazienti oncologici, norma che poi è stata estesa anche a altre patologie in grave recente, anche grazie, devo dire, al confronto che abbiamo avuto noi stessi con il Parlamento. Ebbene, quindi anche il tema della condivisione delle responsabilità sociali d'impresa su temi come la gestione delle patologie nell'ambito del contesto organizzativo, pensiamo, e quindi anche di responsabilità, sostenibilità etica e sociale, pensiamo che siano dei temi importanti da sviluppare, magari come sfondo delle relazioni di accompagnamento, appunto, ai punti della norma. Andiamo adesso a dire che è evidente come la pandemia abbia messo in tutta evidenza questa difficoltà di conciliare la salute con il lavoro. Voglio soltanto accennare che tutte le tutele che siamo riusciti a portare avanti anche con questo dialogo molto fitto con Parlamento e Governo in questi 2 anni, in parte possono essere preservate e anche riconcepite, ricontestualizzate all'interno di uno scenario, auguriamoci, diverso, ma progressi come lo smart working, piuttosto che come altre soluzioni di flessibilità, è bene che noi le perdiamo per strada. Attenzione, evitando che ci sia un'applicazione dello smart working come un mero telelavoro, che rischia poi nei fatti di emarginare, di far perdere quella dimensione inclusiva che comunque, soprattutto per un malato grave, è essenziale mantenere. E questi i nodi che facciamo presenti. Prima di tutto, riterremmo che sia opportuno evitare delle elencazioni tassative. Questo deriva anche dall'analisi dei contratti collettivi, dove questo è stato fatto ci sono stati problemi, perché è impensabile che si operi in via analogica da parte degli addetti ai lavori. Probabilmente si può fare riferimento a delle categorie preesistenti, pensiamo anche alle gravi patologie come definite ai fini dell'esenzione della compartecipazione ai costi del sistema sanitario, ma attenzione a assimilare il concetto di malattie croniche a quello di gravità. Non è detto che una patologia cronica sia necessariamente grave. E quindi ci sembra importante fare un supplemento di riflessione, siamo a disposizione su questi aspetti, che fra l'altro vengono anche considerati all'interno dell'Osservatorio Convenzioni ONU diritti persone con disabilità, perché effettivamente ci sono a volte delle tendenze a assimilare in modo non del tutto proprio condizioni di disabilità verso invece quella di gravi patologie. Altra criticità che abbiamo rilevato, pur nel, ripeto, ampio apprezzamento per queste proposte di legge che sono assolutamente importanti e fondamentali, è quello che far decorrere il diritto alla conservazione del posto di lavoro in misura ampliata dalla data della certificazione per una patologia cronica che è stabilizzata in grave recente potrebbe non avere una grande utilità. Addirittura potrebbe impedire a un paziente a distanza di N anni dalla diagnosi di poter avvalersi di questa forma soltanto perché la certificazione della diagnosi risale nel tempo. E quindi su questo probabilmente dobbiamo cercare una formulazione che sia di maggiore garanzia. Un ulteriore elemento è che, ho citato prima come ci siano patologie in cui vi potrebbe essere anche un massimo bisogno di flessibilità e di protezione nella fase di esordio, in cui abbiamo una fase acuta e poi una stabilizzazione. Andare a agganciare magari l'allargamento ulteriore del comporto all'incremento dell'anzianità potrebbe in realtà non essere un criterio del tutto, diciamo, coerente con questo tipo di esigenze. È importantissimo invece l'aver previsto e la comunicazione preventiva della cessazione del periodo di comporto in una proposta di legge. Pensiamo che questo obbligo di preavviso, in qualche modo, nei 30 giorni, come possa essere, sia fondamentale, così come anche l'esclusione dal comporto dei giorni di ricovero di hospital al di là del prolungamento del periodo. Altro tema fondamentale è chi certifica la condizione di patologia una volta che ci siano queste elencazioni o modalità per identificare comunque la platea dei beneficiari. Ecco, noi facciamo presente come in alcuni testi vi sia l'assimilazione all'ufficio di medicina legale dell'ASRA dello specialista. Questo ci sembra opportuno perché non è detto che il medico, diciamo, dell'ASL abbia le competenze per valutare tutti i profili utili a questi fini. E quindi, poiché abbiamo già visto rispetto alla normativa del part-time reversibile la difficoltà di attestazione della condizione da parte di non meglio definite commissioni medico-legali delle ASL, e quindi questo ha fatto sì che ci fossero difficoltà nell'applicazione del diritto a part-time reversibile, una raccomandazione: garantiamo al
allo specialista, oncologo, neurologo, che altri possa essere per la grave patologia di riferimento, la possibilità di certificazione e attestazione. Sui permessi di lavoro, in qualche modo capiamo l'importanza di affidarsi al medico specialista nella determinazione di questo bisogno per evitare che vi siano situazioni non uniformi, anche suscettibili di contestazioni in luogo giudiziario. Ci sembrerebbe opportuno che comunque si lasci sullo sfondo il richiamo a linee guida, percorsi di patologia, PDTA, quanto altro, perché in questo modo evitiamo di evitare i tagli, magari anche il fatto che lo specialista a volte possa avere una certa maggiore propensione o meno sulla base delle pressioni anche del paziente, perché qui dobbiamo garantire assoluta oggettività e verificabilità delle attività svolte. Ulteriori punti riguardano il tema degli autonomi, già stato citato, quindi non Dottor Bandiera, le chiedo cortesemente di avviarsi alle conclusioni, mi scusi, ma. assolutamente un minuto e chiudo, quindi su questo tema non vado oltre, così come sullo smart working è importante richiamare anche l'importanza di questo istituto per la conservazione del posto di lavoro come diritto, come preferenza, come condizione in qualche modo agevolata o incentivata compatibilmente con il quadro organizzativo dell'azienda. E qui volevo rimarcare ulteriori due aspetti, vado veramente a chiudere. Il primo sul part-time ho già detto. Dobbiamo garantire l'estensione di questa disposizione oltre le patologie oncologiche e ingravescenti, così come raccomandato dal programma governativo per l'attuazione della Convenzione ONU. Altro punto, attenzione anche al tema dei caregiver, che possono avere anche un'incidenza significativa nella capacità delle persone di conservare il posto di lavoro, magari prevedendo l'accordo con le emanande disposizioni del testo unico in materia di caregiver. Sulla contrattazione collettiva, ho citato le ferie solidali o altri istituti, quindi capire se possiamo mettere in campo un sistema di incentivazioni rispetto alla contrattazione per favorire dei comportamenti, diciamo, premianti. E in ultimo, cito il tema dell'accomodamento ragionevole, cui pensiamo possa essere fatto riferimento in quanto strumento non soltanto applicabile alle persone con disabilità, ma anche alle persone con gravi patologie che abbiano degli effetti di menomazioni durature e dall'altro la mancata applicazione dell'accomodamento configura discriminazioni, quindi pensiamo che un riferimento a questo istituto sia assolutamente fondamentale. In un quadro in cui, e qui chiudo davvero, raccomandiamo l'attenzione anche a fasi di analisi, di valutazione, di ricerca, di promozione e di coinvolgimento, perché è un fattore anche culturale, non soltanto di norme, di dispositivi, e di valorizzazione del ruolo anche delle associazioni del terzo settore e dei pazienti che quotidianamente appunto sono impegnati in questa attività. Grazie. Grazie a lei, dottore. La parola all'onorevole Viscomi, prego. Sì, grazie Presidente, grazie ai nostri auditi. Io li ringrazio soprattutto perché ci hanno consentito nelle varie prospettive di riprendere un ragionamento sui lavoratori affetti da malattie oncologiche invalidanti e croniche, ma in una prospettiva di carattere generale. La persona che soffre di questi elementi all'interno di un contesto organizzativo e non soltanto giuridico e regolativo che deve essere definita. Da questo punto di vista ho trovato molta sintonia fra quanto diceva il professor Bellomo, Stefano Bellomo, e il rappresentante dell'AISME, perché il professore Bellomo ricordava la necessità di non limitarsi esclusivamente alle questioni dell'orario, dei permessi, dei congedi, ma di ragionare in chiave di rapporto di lavoro, mansioni e quant'altro. E il rappresentante dell'AISME ha concluso il suo intervento parlando di accomodamento ragionevole, che poi è diciamo, l'elemento significativo della Convenzione sulle persone con disabilità, ma anche della legge 216 del 2003 nel nostro ordinamento. Allora, da questo punto di vista, io chiederei però al professore Bellomo se ritiene che sia opportuno in questo momento
ripensare i disegni di legge, la pluralità dei disegni di legge nella prospettiva ovviamente della formulazione di un testo base su cui poi lavorare con l'attività parlamentare classica, cioè con la formulazione di emendamenti e così via, se sia il caso di iniziare a ragionare su una legge di carattere generale che non riguardi soltanto gli orari, i permessi e i congedi, ma riguardi la posizione della persona con problemi di grave patologia, di grave malattie temporaneamente invalidanti o croniche all'interno dei luoghi di lavoro, quindi sia per quanto riguarda il rapporto di lavoro sia per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro. Il secondo elemento che volevo segnalare è la questione del welfare aziendale. Credo che stiamo andando tutti verso una enfatizzazione del ruolo del welfare aziendale nel nostro ordinamento e nel nostro sistema. Mi chiedo se, e chiedo sia al professore Bellomo sia al rappresentante dell'AISM, quale potrebbe essere il ruolo del welfare aziendale in questo momento per questo tipo di patologie di cui stiamo parlando e di come soprattutto potremmo sostenere e incentivare, con quale modalità potremmo sostenere e incentivare la diffusione del welfare aziendale, perché poi in realtà diciamoci, cioè, la legge non è sufficiente in questi casi, non è sufficiente assicurare degli orari, in realtà chi ha avuto esperienze personale, familiare, amicale di persone che patologie oncologiche si rende conto che non è sufficiente semplicemente garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro, perché la persona che ha vive in questi momenti così difficili della propria vita ha bisogno di essere accompagnata a 360 gradi in varie situazioni di difficoltà. E terza e ultima questione che vorrei porre, ma così sinteticamente e velocemente, è una questione, un approfondimento sulla, chiamiamolo, sulla burocrazia, sull'amministrazione che deve essere chiamata e coinvolta nella certificazione, perché questo è un elemento, non è soltanto il momento di partenza, no? Se l'accertamento della patologia o la certificazione della stessa, ma chi deve certificare che cosa, anche per impedire che inizi il calvario burocratico che spesso le persone con disabilità sono chiamate ad affrontare. Grazie. Onorevole Viscomi, la parola all'onorevole De Lorenzo, prego. Grazie Presidente, anch'io ringrazio gli auditi per l'esposizione che ci hanno fornito su un tema così delicato che investe sicuramente le questioni del lavoro, ma riguarda non soltanto la difesa del posto di lavoro, ma anche la dignità professionale dei lavoratori che sono anche pazienti. I dati in nostro possesso ci consentono di affermare che i contratti collettivi nazionali risultano inadeguati rispetto al progresso della scienza medica, che ha aumentato le aspettative di vita di questi pazienti, ed è quindi compito del legislatore intervenire per garantire strumenti contrattuali e strumenti giuridici che consentano da un lato la tutela della salute e dall'altro la tutela del posto di lavoro. I più fortunati sono ricorsi, i lavoratori pazienti più fortunati sono ricorsi all'aspettativa non retribuita. Molti altri invece hanno lottato per non essere licenziati subito dopo aver superato il 180° giorno di assenza dal lavoro. E quindi occuparsi dei lavoratori pazienti è un'esigenza imprescindibile, soprattutto in un periodo così particolare qual è quello nel quale viviamo, in cui il lavoro è a rischio per tutti. Rispetto un quesito al professor Stefano Bellomo rispetto alla durata del periodo di comporto, che sappiamo non avere una disciplina omogenea nel settore privato e in quello pubblico, vorrei conoscere da lei la sua opinione rispetto alla durata attuale e alla possibilità che addirittura possa essere prevista una estensione di quel periodo, ricomprendendo anche altre situazioni che sono tutte riconducibili alla malattia iniziale. Grazie.
Ci sono altri interventi dei colleghi? No? Allora io chiederei ai nostri auditi di rispondere. Parto dalla dottoressa Nicla Maria Laverde, se vuole aggiungere qualcosa rispetto ai quesiti posti, e poi proseguiamo col professor Bellommo e il dottor Bandiera. Prego. La ringrazio, mi sembra di non aver altro da aggiungere rispetto a quanto detto, perché mi sembra che ci sia allineamento, sensibilità e comprensione del tema da tutte le parti. Presumo che la certificazione spetti all'oncologo, quantomeno comunque allo specialista curante in qualche modo, che attesti che deve essere fatto quell'esame, che deve essere fatto quel trattamento e che quindi il paziente, come dire, rientra in una categoria di cui è oggetto questa questione. Grazie alla dottoressa Laverde, la parola è al professor Bellommo, prego. Sì, ringrazio per l'opportunità di approfondimento e di chiarimento. Per quanto riguarda in effetti l'ambito tematico che un eventuale intervento normativo di questa natura dovrebbe giungere a ricoprire, sono pienamente concorde con l'idea che una elencazione delle problematiche che vertono sulla situazione dei lavoratori affetti da malattie gravi meriterebbe un quadro più organico e riferito ad un insieme di sottotemi molto più vasto. Occorre anche sottolineare da questo punto di vista che le tematiche connesse alla compatibilità tra il lavoro e le esigenze di cura per alcuni aspetti non investono soggettivamente soltanto i malati, ma investono anche i caregivers. Quindi se determinati istituti sono istituti che possono essere direttamente mirati nei confronti del lavoratore affetto da malattia oncologica o da malattie di gravità comparabile, è anche vero che misure agevolative importanti proprio ai fini del positivo superamento o comunque dell'adeguato sostenimento dei percorsi di cura, dei percorsi riabilitativi dovrebbero essere introdotte anche proprio con riferimento a coloro che assicurano il proprio sostegno e la propria cura ai malati, e questo con particolare riferimento ad istituti come può essere l'istituto del lavoro agile. Concordo con le osservazioni che peraltro sono state formulate in merito alla necessità di predisporre tutti gli accorgimenti affinché il ricorso a queste forme di attività lavorativa eviti di divenire indirettamente un canale di possibile svalutazione, non voglio parlare di emarginazione professionale del lavoratore, e questi accorgimenti potrebbero essere adottati prima di tutto con un'impostazione di reversibilità del lavoro agile e con altresì con la previsione di adeguati interventi formativi che possano essere garantiti anche al lavoratore malato che svolga attività di lavoro e con modalità di lavoro agile nella prospettiva o di un ritorno o di un ritorno all'attività lavorativa presenziale o di una evoluzione della sua professionalità anche nella prosecuzione dello svolgimento dell'attività di lavoro agile. Concordo altresì sulla opportunità di introdurre anche forme di possibile personalizzazione degli istituti di welfare. Gli istituti di welfare possono essere volti attualmente a varie finalità sulla base di valutazioni standard che vengono operate dai datori di lavoro, in particolare che vengono operate nella contrattazione collettiva, e non sarebbe inopportuno, colgo lo spunto che è stato lanciato, non sarebbe inopportuno magari prevedere forme di convertibilità degli istituti
di welfare in forme di sostegno più congeniali alle esigenze del lavoratore malato grave, perché gli istituti di welfare possono avere una varietà contenutistica che per alcune figure di lavoratori può essere adeguata e per questi lavoratori può essere incongrua. Si assicurano delle prestazioni, si assicurano dei benefici dei quali il lavoratore malato oncologico non può ovviamente in alcuni casi fruttuosamente approfittare, e quindi l'eventualità appunto di prevedere forme di convertibilità potrebbe essere introdotta in un intervento organico di questo tipo. Per quanto concerne il tema del possibile intervento normativo in materia di prolungamento del periodo di comporto, la richiesta di chiarimento può essere utile anche per chiarire che in effetti la modalità di incidenza di un intervento legislativo sulla disciplina attualmente prevista dai contratti collettivi, che come è stato adeguatamente sottolineato è il cuore della tutela, perché non abbiamo una tutela legale che non sia filtrata attraverso l'autonomia collettiva, le modalità di intervento a dire il vero potrebbero essere duplici. All'interno delle attuali proposte di legge si prevede la secca idea della quantificazione standardizzata di un periodo che si stima essere superiore rispetto a quello ordinariamente previsto dalla contrattazione collettiva. È stato giustamente ricordato come in molti contratti collettivi normalmente il periodo di assenza coperto dal comporto è quello dei 180 giorni. Ora, le modalità di intervento potrebbero essere due: fissazione di minimi che in ogni caso appare imprescindibile, ma d'altra parte potrebbe essere definita in maniera più mobile e flessibile anche una certa percentuale di incremento, cioè al di sopra dei minimi, una certa percentuale di incremento rispetto alla previsione del contratto collettivo. Mi spiego meglio. Se il contratto collettivo prevede un certo quantitativo, il legislatore potrebbe stabilire che per le malattie ricomprese in un determinato elenco queste assenze vengano consentite in misura maggiore di un tot per cento. Questo naturalmente comunque in misura pari o non inferiore ad un minimo di legge. Quindi qui ci potrebbe essere una fruttuosa interazione tra contrattazione collettiva e legge. Naturalmente mi fermo qui con riserva naturalmente di far pervenire la mia memoria e di rimanere a disposizione per ogni intervento e contributo ulteriore che la Commissione riterrà opportuno. Ringrazio il professore e ora do la parola al dottor Paolo Bandiera. Purtroppo i tempi sono ristretti anche nelle risposte, perché abbiamo altre audizioni successivamente, per cui certo. Ecco, rinnovo l'invito poi a farci pervenire le memorie anche rispetto alle questioni poste dai colleghi. Prego. Sarò molto veloce, torno sul welfare aziendale, ma pensiamo che oltre a quanto già stato detto sulla possibilitazione della convertibilità delle formule, soprattutto sia una persona di servizio da parte del governo e delle regioni, in modo tale da evitare che la costruzione di sistemi di welfare aziendali avvenga all'interno dei confini dell'azienda, in modo, per così dire, poco dialogante, poco riferito a una visione più complessiva di sistema. Lo dico perché sicuramente ci sono grandissimi cambiamenti in atto, pensiamo alla responsabilità sociale d'impresa, noi vediamo che sempre più il tema della gestione della diversità e della disabilità è un tema che è calato fortemente nei processi aziendali, così come ci sono dei fondi che vengono utilizzati per l'accomodamento regionale che derivano ad esempio nel caso di persone con disabilità anche dal Fondo regionale per l'occupazione alimentato dalle sanzioni delle aziende non ottemperanti alla quota d'obbligo. Allora, pensiamo che effettivamente sia il caso di mettere in campo una visione ampia di respiro, cercando di evitare che questi anche progressi e queste buone pratiche di welfare aziendali rimangano confinate soltanto alle grandi aziende, alle multinazionali e alle loro filiali, ma che questo diventi in qualche modo un elemento ulteriore, un altro pilastro che andiamo a garantire a tutti i lavoratori al di là delle dimissioni, delle caratteristiche delle organizzazioni di appartenenza. Vado sulla burocrazia, qui abbiamo degli esempi, devo dire, virtuosi, che derivano anche dall'esperienza della pandemia. Pensiamo alla certificazione dei lavoratori
fragili ai fini dell'assorbimento, diciamo, no, dell'obbligo di certificazione per il 26 secondo comma curetario, quindi l'equiparazione dell'assenza di ricovero ospedaliero. In quel caso ci sono state delle formule inizialmente ambigue che rimandavano delle commissioni medico-legali dell'ASL alla certificazione. Poi se ne è mandato anche con all'alto passaggio interpretativi dello stesso IMSS anche allo specialista. Noi pensiamo che dobbiamo andare su soluzioni molto semplici. Faccio un esempio: nel momento in cui abbiamo i medici oncologi o anche prossimamente stiamo lavorando con l'IMSS, il medico neurologo, che possa fare una certificazione introduttiva per l'iter IMSS dell'accertamento invalidante, nella stessa certificazione potrebbero anche essere contenuti quegli elementi che descrivono le necessità di maggior tutela del paziente rispetto appunto a queste esigenze lavorative. Questo evitando di replicare infinite certificazioni e facendo in modo che questi dati vengano anche acquisiti dai sistemi informativi e siano più anche informazioni interoperabili. Chiudo. Mi sembra che rispetto all'accomodamento ragionevole possiamo veramente fare appello anche a delle risorse che sono in parte già esistenti. Ci sono incentivi che oggi sono messi a disposizione per la riorganizzazione delle aziende, soprattutto lato disabilità, ma ecco, se facciamo un pochino di armonizzazione e cerchiamo di riconciliare i capitoli di spesa istituti separati, penso che anche i pazienti con patologie gravi, che poi hanno menomazioni di lungo periodo, possano anche godere di questo tipo di tutela, appunto in parte anche utilizzando risorse esistenti. Grazie. Grazie, dottor Bandiera. Io ringrazio ancora una volta i nostri ospiti per i preziosi contributi e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie.